mi taglio la testa con la spada di Minecraft, va bene? Sì, questo è Epmi e bentornati in questo nuovo video dal titolo particolarmente equivoco. Non vi dirò subito di che gioco si tratta, ma vi dirò che il titolo è stato fatto per attirare la vostra attenzione perché spesso siete un pochino superficiali. Vedete un titolo riguardo a un gioco, vedete una miniatura particolare e non vi cagate neanche il video. E questo particolarmente mi dispiace e un pochino mi lascia anche un po' di amaro in bocca, perché comunque io spendo del tempo dietro a qualsiasi video. Come vi ho detto più volte, cerco di portare sul canale i titoli che maggiormente preferisco, i titoli che mi piacciono di più. Cioè, se un gioco non mi piace, almeno che non lo faccio apposta proprio per riderci, tipo gioco di merda, gioco d'accesso, oppure non lo faccio proprio il video. Se voi che volete sempre un gioco particolare non guardate questo video, io vi taglio la testa con la spada di Minecraft, proprio per vendetta, perché volevate Minecraft, che tra l'altro è uscito oggi alle 13. Vi taglio la testa con la spada di Minecraft, va bene? Che cavolo, la tengo qua dietro, la tengo qui per sicurezza, così se mi fate arrabbiare me la sbarbo addosso. Allora, oggi ragazzi andremo ancora una volta a parlare di Hearthstone, che è un gioco che ho trattato già in passato, ultimamente l'ho riproposto nel periodo di Natale, però con il pack opening non si è capito bene di che gioco si tratta, considerando che da agosto a dicembre si sono aggiunte 100.000 persone. Mi premeva fare questo video chiamato Tentar non nuoce per spiegarvi le meccaniche del gioco, magari con una partita. Allora, non so quanto sarà semplice in un singolo video spiegarvi come funziona questo gioco, ma ci proverò. Allora, Hearthstone è un gioco di carte online collezionabili, si può giocare su tablet, su alcuni cellulari ultimamente e su computer. È un gioco della Blizzard ed è collegato al gioco di World of Warcraft. Come gioco di carte c'ha un obiettivo, ovvero portare i punti vita dell'avversario a 0 punti vita. E come si fa? Inizia la partita, come state vedendo in questo momento, e si hanno delle carte. C'è chi inizia per primo, c'è chi inizia per secondo. In questo caso noi inizieremo per primi. Ci danno la possibilità di scegliere quali carte cambiare. Ovviamente le carte non sono sempre le stesse. Ci sono 30 carte per mazzo, ci sono 8 tipologie di mazzi diversi, per ognuno per eroe, e ogni eroe ha la sua classe con il suo potere eroe, che magari più avanti andremo a vedere, perché se il gioco vi piace, io ho ancora più piacere a portarvelo sul canale, perché non solo piace a me, ma vedo anche un riscontro positivo da parte vostra. Comunque all'inizio voi potete decidere che carte levare. Ora io in questo caso leverò queste due, perché in questa tipologia di mazzo non sono molto utili. So che magari all'inizio non capirete molto, però come vi ho detto tante volte anche in streaming, per apprezzare e capire questo gioco bisogna utilizzare tanto tempo, condividere del tempo con il gioco, ovvero te capisci le meccaniche del gioco giocando. Le posso anche spiegare, ma se non conosci poi tutte le carte, alla fine va a finire che rimani indietro. Comunque, questo gioco consiste nel portare a zero questi punti vita che sono qua. Vedete? Qui c'è il 27 del mio avversario, qui c'è il 28 del mio personaggio. Ora, in questo caso è un eroe che deve scendere di punti vita per poi essere aggressivo più avanti nel gioco, quindi non posso spiegarvelo. Vedete? Questo è il potere eroe. Noi abbiamo in questo momento lo stesso potere eroe perché siamo gli stessi eroi. E ognuno è diverso dagli altri, quindi a seconda delle evenienze fa il potere eroe piuttosto un'altra cosa. Questi che vedete in campo sono i minion, i servitori. I servitori servono per attaccare l'eroe nemico e per difendersi dall'eroe avversario, anche dagli servitori nemici. Questi servitori hanno delle abilità, per esempio questo c'ha il grido di battaglia, quando viene evocato fa un certo effetto. Questo c'ha invece provocazione, che significa che gli crea questo scudo intorno. In poche parole, io non posso attaccare direttamente il mio eroe o altri servitori, ma posso attaccare solamente i servitori con provocazione, che è una cosa abbastanza fastidiosa. Ovviamente ci sono tanti altri poteri, per esempio, che ne so, provocazione e grido di battaglia, questo qui. Ci sono i servitori che hanno rantolo di morte, ovvero quando muoiono attivano un certo effetto. Ci sono i servitori con scudo divino, ovvero il primo quantitativo di danni, che sia uno, che sia 100, che subisce quella creatura è pari a 0, cioè diventa 0, viene annullato. Lo scudo divino è come se io attacco te, te non prendi danno e poi dopo quell'attacco inizi a prendere danno, quindi questo è lo scudo divino. Poi abbiamo i servitori con furtività, che sono invisibili, se io non passo il turno il mio avversario non può giocare. I servitori invisibili possono essere rivelati solamente se da attacchi a OE, quindi io attivo una carta che fa danno ad area, quindi attacca tutti, oppure se uno attacca con quel servitore diventa invisibile per il turno successivo. Esistono poi ovviamente non solo le carte creatura, ma anche le carte magia, per esempio questa qui, risucchio dell'anima, d'anima, ciao anima, ridistrugge un servitore e rigenera 3 salute al tuo eroe, per esempio. In questo mazzo, vabbè, il mazzo si chiama Handlock, probabilmente alcuni di voi lo conosceranno. Questa spada mi ha già rotto le scatole, vaffanculo, maremma di quella, ok, vattene via la...
Oh porca miseria, ho rotto tutto. L'endroll consiste nel tenersi le carte in mano, prendere un po' di danni per poi andare a giocare questi che sono i giganti, che sono carte epiche. Infatti il gioco è diviso in carte epiche, come vedete al centro c'è il bollino viola, in carte leggendarie, vedete questa c'ha al centro il coso arancione, poi ci sono le carte comuni del mazzo, tipo questa, poi non ho altre rare. Ah sì, ce l'ho, ok. Questa è una comune, generica, veggente della terra, vedete c'è il cosino argento, e questa è una rara, col coso viola, blu, scusate, blu, sono daltonico in questo momento. Allora, non badate a quello che faccio di mosse, ma badate a quello che vi sto dicendo. È un gioco al quale ci si può affezionare anche a seconda dell'eroe che ci piace. Per esempio c'è il mago che ha il potere eroe di sparare un danno, e le sue magie sono per esempio, che ne so, infliggi 6 danni all'avversario, infliggi 10 danni, infliggi 3 danni e congela. È un mazzo molto aggressivo, che però può anche stallare. Infatti ci sono varie tipologie di mazzo, puoi giocare un mazzo anche per divertimento, come vi dicevo l'altra volta, non so più parlare. Per questo cerco di dare un'occasione a questo gioco, perché penso che ne valga la pena, altrimenti non lo farei neanche. Quindi se ve lo dico, vi prego, almeno datemi un minimo di ascolto. È un tipo di gioco che devi pensare veramente tanto tanto spesso prima di fare una mossa, perché devi considerare vari aspetti della partita. Carte che sono state giocate, carte che potrebbe utilizzare l'avversario. E per questo vi dicevo che devi conoscere a fondo il gioco per capire veramente come funziona, altrimenti ci capisci niente. Posso capire che voi non ci capiate niente all'inizio, è normale. Anche io all'inizio non ci capivo tanto, però avendo giocato in passato già a giochi di carte nella mia vita come Yu-Gi-Oh! E Magic, conoscevo i meccanismi. Ogni turno in questo gioco si ha un cristallo di mana. Con i cristalli di mana si vanno ad utilizzare le carte. Vedete, quello in alto a sinistra nelle carte è il costo di mana della carta. Ovviamente in un turno c'hai 8 cristalli, puoi usare 2 carte da 4 per esempio, una da 5, una da 3. Quello lo puoi gestire come meglio credi, e alla fin fine è fondamentale anche al riuscimento della partita. I mostri hanno un effetto, la maggior parte dei mostri almeno, poi ci sono anche mostri senza effetto, e poi hanno attacco e costituzione. La costituzione è quella, vedete, in rosso, e i danni che vengono fatti sull'omino rimangono, mentre l'attacco è quello a sinistra, ovvero i danni che infliggerà il proprio omino alla costituzione dell'avversario. Se l'avversario in questo caso si è arreso perché aveva già capito di aver perso, andrò a spiegare le cose tramite la collezione personale. Questo che vedete era la sezione ranked, infatti ogni mese si parte tipo dal rank 25 e si cerca di raggiungere il rank 1. Dopo il rank 1 c'è il rank leggenda, ovvero dove ci sono tutti i pro player e anche tutti i ragazzi che ovviamente fanno tornei, perché questo gioco è anche molto ampio a livello di tornei. Nella collezione personale ci sono qua sopra tutte le classi: druido, cacciatore, mago, paladino, sacerdote, ladro, sciamano, stregone, guerriero e tutte le carte generiche. Come vi dicevo, ogni eroe ha il suo potere. In passato già ho fatto delle partite su questo gioco e ho spiegato più o meno come funzionano i vari eroi. Non so se per chi l'ha già visto si sente rompere le palle ripetendolo, però penso di no, perché comunque è un gioco per appassionare, appunto, deve essere capito, e lo ripeterò fino allo sfinimento. Qua sopra a destra vedete ci sono i mazzi creati, ora alcuni non li posso usare perché ho tolto delle carte, altri li sto testando e provando. La creazione del mazzo sta a voi, scegliere la curva di mana da utilizzare. Che cos'è la curva di mana? La curva di mana sono le carte, il costo delle carte, cioè per esempio non ha senso mettere tutte carte a costo 3, come non ha senso mettere tutte carte a costo 4, 5, beh, eccetera. La cosa migliore è avere una curva abbastanza così, più o meno. Avere un po' di carte da poter utilizzare nei primi turni, anche che sono utili nel late game. Late game significa durante l'arco della partita, nella parte finale. Per i late game servono anche le carte di costo alto, perché sono ovviamente anche più potenti. Infatti, come vedete, le leggendarie sono maggiormente concentrate a costo alto, 6, 7, 8, 5. Poi ovviamente ci sono anche quelle più piccole, però sono un pochino meno considerate ultimamente. Il gioco permette non solo di fare una modalità gioco, questa qui dove potete giocare sia le amichevoli sia le classificate, qui ci sono i vostri mazzi, ma potete fare anche la modalità arena. La modalità arena con 150 oro si scelgano delle carte a caso, tra virgolette a caso, perché vi verranno offerte 30 schermate da 3 carte, voi sceglierete una carta per 30 volte, in modo da creare un mazzo competitivo per trovare altri avversari che stanno competendo in arena. In arena si possono raggiungere massimo 3 sconfitte e massimo 12 vittorie. A seconda ovviamente del risultato poi otterrete un premio che varia da pacchetti a oro, a carte foil, a polverine. Le polverine servono quindi la collezione personale per creare le carte che ci mancano. Per esempio, se andiamo in creazione, andiamo a vedere una carta che ci manca, ora io ce n'ho tante, comunque Malorn non ce l'abbiamo, ci servono 1600 polverine per farlo e noi ne abbiamo in questo momento 715. Io solitamente tengo il gioco in inglese, però per farvi capire magari a voi che state installando e giocando ora questo gioco, lo tengo in italiano. Se a volte mi sentite dire dei termini inglesi è perché sono abituato, e scusatemi per questa cosa. Comunque, ascoltatemi bene, quello che avevo in mente era di fare un video per classe, giusto per darvi un'idea di come funziona ogni singola classe,
con una frequenza magari, non lo so, di uno o due video a settimana su Hearthstone. Io vorrei solamente, ragazzi, che deste un'occasione a questo gioco, perché se vedessi riscontro anche per i miei giochi preferiti mi farebbe davvero piacere. Come nello stesso momento vedere offese tipo "che gioco di merda stai giocando Step", mi ci fa rimanere male, perché a me piace questo gioco, piace la tipologia in generale, e se non lo apprezzate almeno argomentate il vostro commento, non scrivete "che gioco di merda", perché sennò vi blocco veramente dai commenti, siete inutili. Questo per esempio è un mazzo che ho recentemente creato io, l'ho utilizzato anche nella streaming di 24 ore, abbiamo fatto un risultato tipo di 7 vittorie e 2 sconfitte. Ovviamente per i nuovi giocatori iniziare sarà difficile perché saranno poche le carte, quindi io vi consiglio magari di fare arena e di prendere dei mazzi molto semplici. Mago, druido e sciamano per iniziare secondo me vanno più che bene. Io ragazzi probabilmente mi sarò dimenticato tante cose, quindi se avete domande, perplessità, scrivetele nei commenti, magari qualcuno vi risponderà addirittura al posto mio se non riuscissi a vederlo. Spero davvero che darete un'occasione a questo gioco, perché ho piacere a portarlo sul canale, anche sul secondario, se fosse un problema magari un episodio sul primo canale. Ragazzi, allora faccio circa 3 video al giorno sul primo canale. Alle 13 esce la serie, alle 15 di solito variamo tra Minecraft, FIFA eccetera. Potete dare 10 minuti del vostro tempo una volta a settimana a questo gioco per cercare di apprezzarlo e capirlo? Sinceramente mi auguro di sì, come mi auguro di vedere tanti pollici in su e tanto sostegno a questo video. Che dire ragazzi, io cercherò sempre di farvi vedere le cose sotto più punti di vista. So che magari a molti questo gioco non piace, l'hanno già visto magari altre volte, hanno detto "no, non piace", e capisco il vostro punto di vista, però capitemi che se voglio portarlo sul canale gradirei non vedere 100 "non mi piace" perché non è Minecraft, e immagino sia più che normale come cosa. Vi ricordo che se non mi ascoltate vi taglio la testa, e non la prendete come una minaccia, prendetela come un consiglio. Sì, perché ragazzi, non fraintendete, non sto obbligando voi ad apprezzare questo gioco. Ragazzi, guardate cosa ho notato. Tiro sulla spada, cambia il colore della stanza. Oh mio Dio, ma che cazzo? Stiamo andando fuori dal discorso. Date un'occasione ad Hearthstone di entrare nelle vostre vite, non ve ne pentirete. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati veramente fino in fondo a questo video. Lasciatemi un vostro commento riguardo a quello che ho detto. Spero come al solito vi sia piaciuto. Qua da Stefano è tutto, ragazzi. Bye!